alle 20 c'è Marchette Sbagliate. Signore e signori, Manuel Brisi. Ciao Fede, ciao a tutti. Chi è Manuel Brisi? Dove lavori? Cosa ti piace fare nella vita? Dici un po' di te. Intanto io sono uno strategic leader e lavoro in Dentsu, un centro media, un'agenzia di comunicazione. Ci spieghi in parole semplici un'agenzia media come Dentsu, un centro media, cosa fa? Che cosa fa, insomma, per chi non è del settore? In parole molto semplici, un'agenzia media, un centro media è un'agenzia pubblicitaria che ha una delega da parte di alcune aziende, dalle più grandi, dai grandi nomi anche alle piccole aziende, ha una delega nella gestione del budget pubblicitario. Quindi noi che cosa facciamo? Noi per conto di terze aziende andiamo a gestire la loro comunicazione, sia per quel che riguarda la strategia di comunicazione, sia per quel che riguarda l'analisi dei mezzi di comunicazione, e poi andiamo anche ad acquistare gli spazi pubblicitari. Quindi in un certo senso noi siamo il punto di congiunzione tra le grandi aziende e i vari editori e le concessionarie. Riesci a spiegarci un po' cosa fa, poi nello specifico, all'interno di questo centro media che abbiamo individuato bene cosa fa lo strategic leader? Qual è il suo ruolo? Io sono un po' l'interfaccia e il punto di contatto tra tutto quello che è il mondo dell'offline, quindi la televisione, la stampa, l'affissione e via dicendo, e tutto quello che è l'ascesa del mondo digitale. Quindi nel mio ruolo, diciamo, saper conciliare ed integrare questi due mondi è fondamentale. Okay. Perché ovviamente nella costruzione di una strategia di comunicazione bisogna riuscire a capire come prima cosa ovviamente qual è il giusto target per raggiungere gli obiettivi che il marketing fissa, no? Si predispone. Quindi noi dobbiamo essere in grado di capire per quel determinato prodotto qual è la giusta target audience e soprattutto in che modo andarlo a raggiungere. Il rischio con alcuni mezzi è che tu vai a creare una sorta di dispersione, no? Ossia andare a parlare, andare a comunicare con un determinato mezzo rischia di parlare a persone che sono poco interessate, che hanno una bassa propensione all'acquisto di un determinato prodotto. E quindi l'out of target è quello che noi dobbiamo evitare quando andiamo a costruire una strategia integrata di comunicazione. Ma a me viene da chiederti qual è il primo passaggio per definire il target di riferimento? Quello che fa la mia azienda ogni anno è investire milioni di euro in tecnologia e in ricerca. Quindi quello che è veramente differenziante oggi per un centro media, diciamo, per un'agenzia che fa comunicazione, è andare a studiare sempre più in profondità quelle che sono le piattaforme di dati e che ci permettono di conoscere quali sono realmente le attitudini dei consumatori, quelli che sono i loro comportamenti online, cosa gli piace comprare, quali sono diciamo la loro esposizione ai vari mezzi di comunicazione. E quindi in base a quella che è il loro rapporto con i mezzi di comunicazione, in base a quella che è la loro propensione e maggiore probabilità di conversione ad un determinato prodotto, andiamo a selezionare alcune caratteristiche che poi descrivono una determinata target audience, quella che abbiamo chiamato più comunemente un target a maggior valore. Quindi diciamo che il punto di partenza per il target è proprio la conoscenza dello stesso. Il lavoro che facciamo ogni giorno è andare a cercare di studiare sempre di più il consumatore e soprattutto come cambiano le esigenze del consumatore e quello che è il rapporto con il mercato. Ma questa esplosione quindi del web, del digitale, vorrei sapere un po' come ha cambiato le strategie di comunicazione e se dovessimo fare una scelta netta, ok? E quindi pensare di fare media mix, omnicanale oppure una campagna 100% digitale. Cioè, cosa scegliamo? Intanto il ruolo della televisione è un ruolo che in Italia è ancora importante, ha ancora il suo peso.
generalmente con una campagna importante in TV può costare anche 500.000 euro per 2 settimane. Una campagna di questo peso, diciamo, porta via del budget. Ma la televisione è ancora il mezzo che in maniera molto rapida costruisce quella che noi chiamiamo copertura, no? Cioè contribuisce a far vedere il messaggio di comunicazione a un maggior numero possibile di persone in target. Ma considerando il digitale, noi definiamo un CPM, no? Il costo per contatto lordo sul web e su determinati tipi di target è più conveniente rispetto alla televisione. Certo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, dipende dal target. Se è un target la cui esposizione è soprattutto digitale, è giovane ed evoluta, una strategia 100% digitale è una strategia assolutamente percorribile. Tiriamo fuori questo argomento, dai. Diciamo il perché del Petit Prince Effect. Il Petit Prince Effect è una figura che noi abbiamo ripreso ovviamente dal romanzo meraviglioso del Piccolo Principe, in cui il serpente che mangia un elefante ha proprio quella forma dove c'è questa curva che cresce molto velocemente e poi, così come è cresciuta, rapidamente va a decrescere. Tu immagina che al posto dell'elefante lì dentro ci siano delle campagne pubblicitarie, di quella che noi chiamiamo la pressione pubblicitaria, il GRP. Nel momento in cui tu vai in campagna, il ricordo della campagna pubblicitaria del brand schizza. Nel momento in cui quindi la campagna è on air, quel ricordo mantiene il suo livello. Ma ci sono determinati mercati in cui, nel momento in cui tu fai uno switch off, e fatemi usare un altro inglesorum, ok, ci sta, quell'efficacia, quel ricordo del brand in maniera molto rapida ritorna ad un livello prossimo allo zero, insomma ritorna ad un livello pre-campagna. E questo, diciamo, che è un effetto che abbiamo chiamato del Piccolo Principe, molto importante, perché a livello strategico una delle scelte che si fanno inizialmente quando andiamo a settare poi il budget di comunicazione, no? È scegliere ma quanto è quel trade-off, no? Tra la continuità, vogliamo comunicare per più settimane o vogliamo comunicare per meno settimane ma con una pressione più forte? Se siamo in un mercato con l'effetto Piccolo Principe, allora sarà conveniente mantenere la continuità. Se siamo in un mercato in cui lo switch off, lo spegnere la comunicazione non risente così tanto, non ne risente così tanto e il ricordo comunque cala ma più lentamente, allora è più conveniente fare una pressione pubblicitaria maggiore, più forte, con più intensità e entrare più facilmente nella testa dei consumatori. Andiamo al vero vero. Il vero vero è un gioco dove noi andiamo a sottoporre dei termini desueti, poco utilizzati, ma che ovviamente fanno parte del vocabolario italiano, al nostro ospite, che dovrà ovviamente indovinare, cercare di capire il senso di questo termine. Sei pronto, Manu? Prontissimo. Il primo termine di questa sera del vero vero è bolgetta. Beh, l'etimologia è simile, potrebbe essere una borsetta, una borsa d'ufficio. Una sorta di borsa documenti, serve per portare dei documenti della posta, però salamistro, ragazzo, salamistro. Salamistro, ha qualcosa a che fare con un salame. Un salame, quindi è un aggettivo, è una persona poco sveglia. È una persona saccente, presuntuosa, però dai, voglio dire. L'ultimo sostantivo di oggi è un sostantivo, un dardeggio, Manu. Beh, se tu stai un po' flirtando con me, quindi è un flirt. Go, Brito, go! Un botta e risposta. Gliela diamo buona, botta e risposta per me è buona. È uno scambio di frasi scherzose e battute di spirito. Grazie ancora, Manu, è stato bellissimo averti. Grazie a voi, ragazzi. Speriamo di vederci presto. Intanto ti facciamo un grande augurio per la tua carriera. Un abbraccio a tutti, ciao. Grazie, ciao. Manu, ciao bello. Vi ringrazio, spero che vi siate divertiti e ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!
marchette sbagliate.